Tragedia sfiorata ieri sera a Marghera all'altezza dello stabilimento Fincantieri in Via della Libertà, dove un autobus di linea è stato colpito da un pallino di ferro proveniente da un'auto che gli si è accostata e che ha mandato in frantumi il finestrino lato conducente. L'autista è stato colpito al volto dai frammenti, dimesso dall'ospedale con 8 giorni di prognosi. Un episodio grave che mette in luce ancora una volta la gestione della sicurezza e su cui è intervenuto il consigliere regionale Montanariello. È successo a poche centinaia di metri da quel maledetto cavalcavia che tutti ricordiamo a Mestre e a pochi metri da un altro cavalcavia. Immaginate cosa sarebbe potuto succedere se l'autista fosse stato maggiormente traumatizzato e avesse perso il controllo del mezzo. È arrivato il momento di mettere in campo protocolli forti e stringenti per la sicurezza dei lavoratori e degli autoferrotranvieri in questo caso. Solidarietà anche da parte della CGIL, che evidenzia ancora come gli autisti siano da tempo un bersaglio facile della politica regionale e locale, e non accetteremo più, scrivono, che qualcuno utilizzi come capri espiatori chi trasporta le nostre vite e le vite dei nostri cari. A tal proposito, Montanariello esprime rammarico per la bocciatura dell'ordine del giorno tempo fa che chiedeva alla Regione di intervenire affinché le aziende di trasporto pubblico si costituissero parte civile in caso di aggressioni ai loro dipendenti. Che vuol dire che chi aggredisce non deve più vedersela con un lavoratore singolo, ma deve vedersela con un'azienda in grado di lottare, chiedere risarcimenti e anche imputargli l'interruzione di pubblico servizio, che è un reato penale, cosa che il singolo autista non può fare. Magari le lesioni sono anche sotto 20 giorni e non si va neanche nel penale. Invitare le aziende a dare un messaggio politico chiaro, come quello che doveva dare il Consiglio regionale, di dire che chi aggredisce un autista, un marinaio, un pilota non la fa franca, perché se la deve vedere con l'azienda, non con il lavoratore, è stato un grandissimo errore politico che avrebbe dato a costo zero un segnale molto importante.